9.34, buongiorno da Rai News 24, una giornata nella quale arriva la notizia della cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Oggi i carabinieri del ROS, del GIS, dei comandi territoriali della regione Sicilia, nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno arrestato Matteo Messina Denaro. Questo è avvenuto a Palermo, questo testimoniano anche le dichiarazioni rese dal generale di divisione Pasquale Angelo Santo, il comandante dei ROS, ad alcune agenzie. Allora, Lorenzo Lobasso mi ha raggiunto in studio. Lorenzo, un arresto eccellente, per molti. Matteo Messina Denaro, lo ricordiamo, 30 anni di latitanza, per molti, dicevo, era il boss dei boss. Paolo, è una notizia che arriva assolutamente inaspettata questa mattina. Stiamo parlando di uno dei maggiori latitanti del mondo, una delle persone più ricercate del mondo, la prima persona ricercata nel nostro paese. Ricordiamo quindi una giornata che ricorderemo, una giornata storica per lo Stato nella lotta contro la mafia. Solo ieri abbiamo ricordato, abbiamo festeggiato il trentennale dell'arresto di Totò Riina, che ricordiamo con Bernardo Provenzano facevano parte di quella cupola, i capi assoluti di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro era nato nel 1962 a Castelvetrano nel Trapanese, latitante dal 1993, condannato per decine di omicidi, per le stragi del 1993, gli attentati di Firenze, di Milano, di Roma. Ricordiamo. È Ecco, condannato anche Lorenzo. per l'omicidio di aver sciolto nell'acido dopo quasi 2 anni di prigionia il piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Di Matteo. Lui Del pentito, esattamente. era entrato quasi nella leggenda, una leggenda chiaramente assolutamente negativa, assolutamente il male assoluto, una persona di cui si conoscono le abitudini, ma non si era mai riuscito a trovare. È stato arrestato questa mattina in una clinica privata, in un day hospital a Palermo. Ecco, questo dettaglio è importante perché negli anni, nei lunghi anni di latitanza, già in almeno un'occasione si era ritenuto di essere arrivati molto vicino alla cattura di Matteo Messina Denaro, proprio risalendo ad un suo ricovero. Allora si era parlato di un ricovero in una clinica catalana, poi c'erano state altre segnalazioni, mentre vedete anche questi identikit, Lorenzo, ricostruiscono un volto che in realtà è invecchiato al computer, perché Di Matteo Messina Denaro, appunto, da decenni ormai non si hanno immagini aggiornate, per così dire, reali. Quello che si sapeva, Paolo, era che se ne sapeva pochissimo, per quanto nei vari processi, nel procedere della lotta dello Stato contro la mafia, molti pentiti avessero parlato delle sue abitudini, la sua golosità, il fatto che si tenesse in esercizio usando nei suoi covi una cyclette, che era estremamente appassionato di videogiochi con cui passava il tempo. Quello a cui ti riferisci tu, la clinica catalana, si è tentato varie volte di arrestarlo. Una volta è stato fatto anche un clamoroso errore di persone, venne arrestato invece un signore, un inglese. Lui, la prima volta che venne ascritto alle cronache nazionali è stato nel 1989 per mano di Paolo Borsellino, che lo iscrive in una delle inchieste contro la mafia. Probabilmente quel gesto è tra i gesti che poi costò la vita a Borsellino. Allora, Lorenzo, fermiamoci un attimo e chiediamo aiuto a Giovanni Bianconi, collega del Corriere della Sera. Benvenuto a Rai News 24. Buongiorno. Perché l'arresto di Matteo Messina Denaro? Abbiamo detto forse l'ultimo boss dei boss, ma perché anche oggi, nel quadro delle attività criminali del nostro paese, quest'arresto è così importante? Perché, a tuo avviso? Perché era l'ultimo latitante di Cosa Nostra ancora in circolazione, della Cosa Nostra stragista. A 30 anni dall'arresto di Riina, abbiamo celebrato l'anniversario dell'arresto di Riina, e
cade l'ultimo stragista ancora in libertà. E quindi questo è la fine di un'epoca, per certi versi. Adesso si vedrà tante cose che sono state ipotizzate in questi decenni ormai, il fatto che era lui il custode dell'archivio di Divina e tante altre cose, si potranno chiarire, forse, speriamo, a partire da questo arresto. Operazione condotta dai ROS, dagli uomini dei Carabinieri, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Giovanni, una lunga rincorsa in decenni di latitanza. Si è molto ragionato, molto ipotizzato anche su chi ha fiancheggiato, chi ha aiutato Matteo Messina Denaro lungo tutti questi anni. Sì, questo è, adesso bisognerà scoprirlo ulteriormente, nel senso che con il suo arresto si potrà fare luce anche sulla sua latitanza, forse. L'obiettivo è questo, il fatto che sia stato preso in una clinica e non in un covo significa che si era spostato, che aveva avuto appoggi, e questo sarà l'ulteriore passo dell'indagine. Adesso per certi versi si chiude una stagione, ma se ne apre un'altra di come è stato possibile che per 30 anni lui sia rimasto latitante, e quindi bisogna capire tutte queste cose. La clinica a cui fa riferimento Giovanni Bianconi, lo ricordiamo, è la clinica privata Maddalena di Palermo, dove, a quanto sappiamo, era ricoverato Matteo Messina Denaro in day hospital, ma, ricordava prima Lorenzo Lobasso, già in passato c'erano state altre notizie di ricoveri che avevano indotto gli inquirenti, anche con collaborazioni internazionali, ad avvicinarsi molto a Matteo Messina Denaro. Un Matteo Messina Denaro, Bianconi, che a tuo avviso era ancora un boss pienamente operativo, o in qualche modo questa pluridecennale latitanza lo aveva allontanato dall'operatività delle cosche? Questo adesso bisognerà capirlo ulteriormente. Per quanto riguarda com'è la storia di Cosa Nostra, è un latitante finché non in azione, diciamo, finché è libero, è in attività, un capo. Il fatto che sia stato preso in Sicilia lo conferma per certi versi. Si era detto che era andato all'estero, ha avuto probabilmente degli spostamenti all'estero, ma essere tornato in Sicilia vuol dire che lì era il suo centro di attività e dunque lì poteva avere ancora un peso anche all'interno di Cosa Nostra. In queste Io ore adesso dovrei andare. Certo, grazie a Giovanni Bianconi, collega del Corriere della Sera, grazie per essere stato con noi. Si rincorrono naturalmente anche le notizie, l'apprezzamento per l'operato dei Carabinieri, per questo risultato importante conseguito dagli uomini del ROS. Ci sono le parole del Ministro della Difesa Crosetto, tra i primi a congratularsi, con le forze dell'ordine, la magistratura, le migliaia di persone, ricorda Crosetto, che ogni giorno in silenzio lavorano per difendere la giustizia. Grazie a Rossa, ai magistrati, per il loro lavoro, dice ancora Crosetto. Lorenzo Lobasso, dicevamo una figura, quella di Matteo Messina Denaro, sulla quale si è molto ragionato per cercare di spiegare quella lunga catena di sangue, la stagione delle stragi mafiose nel nostro paese, e non solo, anche per aggiornare, per così dire, l'organigramma della cupola. Esatto, ricordiamo che la condanna all'ergastolo di Matteo Messina Denaro non è legata solo alla stagione delle stragi, degli attentati, della lotta armata, della lotta dinamitarda, del terrorismo interno di stampo mafioso contro lo Stato, gli attentati di Roma, Firenze e Milano, ma decine sono gli omicidi che gli vengono ascritti. Lo dicevi tu adesso, oggi è una giornata che noi nella nostra vita ricorderemo. I telefoni, le agenzie sono impazzite, è arrivato, lo dicevi, l'apprezzamento per il lavoro dei ROS da parte del Ministro della Difesa, si aspetta su questo probabilmente una dichiarazione sicuramente del Presidente del Consiglio Meloni, parlerà forse chissà anche il Presidente della Repubblica. Però prima tu parlavi con Giovanni, con Bianconi, il collega del Corriere della Sera, adesso
Facciamo una scala delle priorità, perché poi si andrà a scomporre tutto questo e a, diciamo, a volo d'angelo riuscire a dare un'altra visione d'insieme di tutto quello che è successo in questi 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro. Però andiamo con le priorità. La notizia adesso è che è stato arrestato. È stato arrestato a Palermo, quindi è certo che ci si domanda, ma com'è possibile? Era in una clinica, era a Palermo, da quanto tempo si trovava a Palermo? Perché nonostante le centinaia di risorse messe in campo per trovarlo, non solo nazionale ma anche internazionale, tante volte non è stato trovato prima. Però tutti questi ragionamenti verranno poi, devono essere fatti a posteriori. E quello che c'è da fare adesso è inaugurare una nuova stagione, la stagione della chiarezza. Lo diceva anche prima Bianconi, lo diceva Giovanni. La stagione dove si potranno smontare ancora tutti quei lati oscuri che ci sono, non solo nella latitanza e nell'operato e negli omicidi e nel ruolo primario di Matteo Messina Denaro, ma anche in tutto quello che c'è ancora di non chiaro nella latitanza e negli affari di Totò Riina, per esempio. Ieri abbiamo celebrato il trentennale dell'arresto, ma è stato un arresto sul quale insomma, ci sono ancora moltissime cose da chiarire, Paolo. Molte le cose da chiarire. Igna Sieddu, ancora Diabolik, Ossiccu, molti i nomi con i quali si pensa che in questi lunghi anni di latitanza le persone che hanno aiutato Matteo Messina Denaro a risultare irreperibile, a non farsi catturare, abbiano parlato di lui, abbiano mantenuto con lui i contatti. Allora, chi è Matteo Messina Denaro? Roberto Ruvolo. L'ultimo padrino, Matteo Messina Denaro, era ricercato dal 93. Il suo nome era al primo posto della lista dei latitanti più pericolosi stilata dal Viminale. Una rete di insospettabili è riuscita sino ad oggi a proteggere il boss che da tempo aveva affidato la sua latitanza a fidatissimi luogotenenti alla sua cerchia familiare. Il fratello Salvatore, anche lui finito in manette, la sorella Patrizia, vestale della casa paterna, pure lei arrestata qualche tempo fa. Generali di un esercito decimato dalle inchieste e dai blitz delle forze dell'ordine, indagini che hanno fatto luce anche sull'immenso patrimonio accumulato dal padrino. Nato a Castelvetrano il 26 aprile del 62, Matteo Messina Denaro è stato il degno erede del padre Francesco, morto da boss latitante. Ecco una foto che lo ritrae orgoglioso accanto al prediletto. In poco tempo il figlio del capomafia del paese in provincia di Trapani è divenuto una sorta di amministratore delegato della Cosa Nostra S.P.A., quella degli affari da milioni di euro e delle stragi del 92 e del 93. Matteo Messina Denaro ha attraversato gli ultimi decenni evitando contrasti e puntando ai soldi, intrattenendo rapporti con tutti, gestendo appalti e dividendo i profitti illeciti. Amante del lusso, delle letture e delle belle donne, Matteo Messina Denaro durante la latitanza ha avuto una figlia. Nulla ha intaccato il suo potere e le sue ambizioni, sino a programmare e ordinare, lo ha raccontato Vito Galatolo, l'attentato contro uno dei magistrati simbolo nella lotta alla mafia, Nino Di Matteo. A mio parere richiedono invece un tipo di impegno. Questa dunque la carriera criminale di Matteo Messina Denaro. Sulle sue tracce da anni si muovevano le forze dell'ordine, decine le persone che sono state indagate, intercettate, fermate, arrestate, centinaia, migliaia le testimonianze passate al vaglio. Pensate che oltre alla foto, la foto segnaletica che abbiamo visto anche nel filmato, in base alla quale poi gli inquirenti hanno cercato di arrivare ad una descrizione più attuale di Matteo Messina Denaro, soltanto 2 anni fa saltò fuori una registrazione negli archivi del Tribunale di Marsala, e in quel nastro si sentiva la voce, era lui, Matteo Messina Denaro, a parlare durante la testimonianza in un processo nel 92. Ma insomma, le tracce di quest'uomo sono sempre risultate difficili, e benché si sapesse, si presumesse che era ancora in Sicilia. Una figura, la sua, centrale, e torno da Lorenzo Lobasso. Lorenzo, una figura centrale, quella di Matteo Messina Denaro, anche per spiegare il salto di qualità dell'attività mafiosa nel nostro paese dopo la stagione delle stragi, ovvero in qualche misura quel passaggio
a infiltrazioni imprenditoriali con ramificazioni non soltanto nel centro, nel nord del nostro paese, ma addirittura europee. Lo abbiamo visto in più occasioni. Guarda, lo sottolineavi tu, ci sono delle analogie, ci sono delle differenze in questa cupola di Cosa Nostra. Per Provenzano, Totò Riina, Matteo Messina Denaro, ci sono delle differenze importanti. Messina Denaro non aveva intorno a sé una famiglia tradizionale. Quando nelle lettere che sono state intercettate, che sono state trovate alla fidanzata Sonia prima dell'inizio della trentennale latitanza, lui la cosa che dice sono: non ti voglio coinvolgere in quello che succederà, succederà qualcosa. E lì preannuncia anche la stagione degli attentati. E quindi una cupola diversa. Lui è il delfino di Totò Riina, è indiscutibilmente il capo di Cosa Nostra, anche se in un'intercettazione ambientale fatta in carcere, ricordiamo che Totò Riina quasi si pente di questa scelta, mette in dubbio molte delle scelte fatte da Matteo Messina Denaro in campo soprattutto economico, perché invece l'altro lato importantissimo per i boss di Cosa Nostra, cioè quello della spietatezza, della riservatezza, della segretezza, non gli si può veramente rimproverare assolutamente niente. Ricordiamo una cosa, in questa giornata storica in cui è arrivata dirompente la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, noi non sappiamo neanche che faccia abbia. Noi abbiamo delle ricostruzioni degli identikit che sono stati fatti anche con i software dell'FBI negli Stati Uniti per aiutarci a capire come sarebbe. Quindi c'è anche la curiosità solo di vedere com'è. E arriva anche il ringraziamento di Pasquale Angelo Santo, il capo dei ROS, ai propri uomini. Sappiamo adesso, insomma, ci saranno prese di posizione e congratulazioni da parte di tutti in Italia. Ci fu quell'immagine, Lorenzo, di un SUV che si muoveva, alcuni videro nell'uomo dentro questa macchina il profilo di Matteo Messina Denaro, ma in realtà non se n'è mai avuta certezza. Quello che è certo invece è che è stato catturato, inevitabili, numerose le reazioni. Allora, Roberto Vicaretti in studio. Sì, le reazioni della politica, dal ministro Crosetto, il ministro della difesa, che ha ringraziato i carabinieri per il lavoro svolto, pochi istanti fa ha parlato anche dall'opposizione, eccolo il tweet di Crosetto: arrestato Matteo Messina Denaro, complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno in silenzio lavorano per difendere la giustizia, ringraziamento ai ROS che citava Lorenzo pochi istanti fa e ai magistrati per il loro lavoro. E vedete nell'ultima ora le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: lo Stato ha dimostrato di non arrendersi, un arresto che arriva 30 anni e un giorno dopo quello di Totò Riina, che ieri abbiamo ampiamente ricordato nei nostri racconti, Paolo. Eh sì, proprio così, davvero una notizia che cade, diciamo così, in un calendario particolare. Allora, Roberto, abbiamo forse con noi Rixi, collegato a Renews 24. Buongiorno. Buongiorno. Vice Ministro, benvenuto a Renews 24. Ovviamente partiamo da qui, da quella che abbiamo definito essere una giornata storica nel contrasto alla criminalità organizzata, l'arresto di Matteo Messina Denaro. Il suo commento? Ma credo che sia un momento positivo per le istituzioni, un segnale forte. Tra l'altro l'arresto presuppone anche che adesso inizieremo anche a capire quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni, perché oggettivamente, ne parlavate in studio, c'è stato un cambiamento molto forte all'interno della mafia siciliana e Denaro era proprio l'elemento di collegamento di questo cambiamento che si era e di questa evoluzione. Per cui credo che il segnale oggi che hanno dato i magistrati e i ROS che sono intervenuti con un'azione fulminea, tra l'altro prelevandolo in una clinica privata dove era ricoverato, credo che sia un elemento che fa ben sperare che finalmente ci sia una svolta e si riesca a capire anche quell'intreccio tra appalti, aziende e mafia siciliana, che molto spesso crea anche problemi quando si va a costruire e a fare opere pubbliche nel nostro paese. Quindi un po' più di conoscenza di questi fenomeni ci aiuterà sicuramente anche a migliorare la qualità delle nostre leggi. È proprio su questo, sa, Vice Ministro, volevo andare, visto le deleghe che lei ha all'interno del governo, visto il lavoro che ha fatto in questi anni, perché quel salto di qualità della criminalità organizzata che ricordavamo in precedenza con questo, con quel passaggio di consegne, con l'arrivo al vertice di Matteo Messina Denaro, ha portato a quanto lei ricordava, no? Quella capacità di entrare con forza sempre maggiore nel mondo dell'economia.
Un arresto che arriva quando questo paese si appresta a prendere un cammino fondamentale come quello del PNRR con tante opere pubbliche. Le chiedo come si protegge dalla criminalità organizzata questa sfida? Ma guardi, il paese si protegge dalla criminalità organizzata con magistrati, carabinieri e poliziotti che fanno il loro dovere e che portano a risultati come questo. Io credo che leggi che invece diventano eccessivamente confuse e che rendono difficili le opere pubbliche nel nostro paese non abbiano bloccato la criminalità organizzata, ma anzi se non altro quando si creano difficoltà di andare a trovare i centri di responsabilità e quindi una deresponsabilizzazione delle strutture dello Stato, anzi ha permesso a queste associazioni di penetrare sempre di più all'interno degli appalti pubblici. Per cui, ripeto, oggi è una giornata fondamentale, spero che nei prossimi mesi si riescano a scoprire tutta quella rete che poi si dipana da Messina Denaro proprio per andare a sbloccare e cercare, come posso dire, di non andare più avanti col freno a mano tirato, perché il problema più grosso non è solo le infiltrazioni mafiose, ma il fatto che questo ha messo in moto un meccanismo che di fatto ha bloccato moltissimi appalti nel nostro paese. Rixi, noi poco fa vedevamo in primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una grande vittoria dello Stato, ha detto la Premier, il ringraziamento alle forze dell'ordine arrivato dal Ministro della Difesa, alle quali anche lei si è associato. Noi l'avevamo chiamata stamattina per parlare di tutt'altro evidentemente, e quindi una domanda su quello devo fargliela, perché comunque parliamo dell'importanza di questo Paese di continuare a crescere e di farlo nella legalità. I tre dirigenti del consorzio Autostrade Siciliane indagati, con il Tribunale dei Patti che dispone il sequestro del viadotto Furiano, la A20 Messina-Palermo. Questi interventi della magistratura che arrivano sempre prima dei controlli dello Stato, di chi dovrebbe gestire le opere pubbliche. Mi dà un flash su questo, poi la lasciamo e la ringraziamo per essere stato con noi. In realtà la segnalazione è stata fatta dal Ministero e dal nostro ispettore, e erano state date delle prescrizioni che poi la società non ha mantenuto e quindi è intervenuta la magistratura. Per cui in questo caso l'azione del Ministero è stata prima e ha messo, diciamo, in azione poi la magistratura. Quello che fa specie è che su un'azienda come quella, che è un'azienda pubblica partecipata dalla Regione Sicilia, ci siano stati dei ritardi così rilevanti da costringere poi la magistratura addirittura ad arrivare al sequestro del viadotto. Grazie Vice Ministro Rixi, naturalmente si affastellano in questi minuti le reazioni, tra le altre quelle di Carlo Calenda, di Matteo Renzi, dell'ex ministro Guerini, del vice presidente del Consiglio Antonio Tajani. Con l'arresto di Matteo Messina Denaro, dice Tajani, l'Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai carabinieri che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Siamo orgogliosi di voi, lo Stato vince sulla mafia. Un'operazione che guadagna l'attenzione anche del commissario all'economia dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, arrestato Matteo Messina Denaro. Complimenti alla Procura di Palermo, ai carabinieri e a tutte le autorità italiane coinvolte. E allora ascoltiamo le parole del comandante dei ROS, ricordiamo operazione condotta dai carabinieri, Angelo Santo, sentiamo. Oggi 16 gennaio 2023 i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Legione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Così dunque la soddisfazione di Angelo Santo per l'operazione, ripetiamo, condotta dai suoi uomini, il ROS, i carabinieri. Una brevissima pausa ora prima di riprendere in diretta con l'aggiornamento delle notizie. Naturalmente, ripetiamo, a partire da questa, la cattura dopo 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro.